Ovviamente quando abbiamo discusso come impostare i lavori di questo convegno, abbiamo immediatamente scartato l'idea che fosse attribuito a me il compito di raccontarvi che cos'è stato il fascismo, no? Quanto piuttosto di invece concentrarsi su alcuni nodi aperti che sono fondamentali per rispondere a un quesito ovvio, starei per dire. È chiaro che se uno deve cominciare un percorso per trasformare in un centro espositivo un fatto storico, sarà bene che questo fatto storico sia in qualche modo definito, conosciuto, no? E ovviamente il fascismo è un terreno di controversie molto complesse che dovranno trovare non certo composizione dentro il museo, ma che troveranno indubbiamente il modo di essere raccontate, perché raccontare il fascismo è raccontare anche del fatto che la sua rappresentazione storiografica sia ancora un cantiere sostanzialmente aperto. Partirei da questa considerazione, cioè credo che sia difficile negare, anche riflettendo sul dibattito che si è aperto tra gli storici e gli intellettuali di fronte al progetto di questo cosiddetto museo del fascismo, credo che sia difficile negare, dicevo, che continui a permanere nella coscienza collettiva europea e anche italiana in particolare una permanente attualità del fascismo. Questa attualità dipende, a mio giudizio, non tanto dal fatto che sia all'orizzonte, nello spazio politico continentale, il ritorno di una soluzione fascista della crisi che stiamo attraversando, come invece accadde negli anni 30, quanto piuttosto dal fatto che fare i conti con il fascismo, sia sul piano dell'interpretazione storica, sia su quello delle memorie pubbliche, si è rivelata e continua a rivelarsi un'operazione più complessa del previsto. E questo, a mio parere, per due ragioni sostanziali. La prima chiama in causa, soprattutto nei paesi che hanno vissuto il fascismo, la profondità delle eredità in una molteplicità di campi della vita collettiva. È in sostanza il fascismo un passato che non passa, non solo e non tanto, a mio parere, per la permanenza di piccoli gruppi politici che esplicitamente si rifanno a quell'ideologia, ma soprattutto perché la sua persistenza nel discorso pubblico, combinata con le difficoltà di elaborare un giudizio condiviso, fanno apparire il fascismo un fenomeno ancora non completamente concluso. Questa prima ragione è fortemente connessa alla seconda e chiama in causa direttamente la storiografia, le sue incertezze, le sue incapacità nel riconoscere la complessità teorica e l'effettiva dimensione storica di un fenomeno che ha segnato profondamente e drammaticamente, come peraltro il comunismo, l'intera storia del XX secolo. Soprattutto la storiografia italiana, debitrice per oltre un cinquantennio del quadro interpretativo elaborato dai militanti antifascisti durante gli anni feroci della repressione e dell'esilio, è rimasta prigioniera di categorie interpretative e di griglie metodologiche sostanzialmente inadeguata ad aggredire quella complessità e quella dimensione implicite nel soggetto, del suo soggetto di studio. Infatti, provo qui a enucleare sinteticamente i punti salienti di quella interpretazione. Dicevo, la rappresentazione del fascismo come un regime reazionario, antiprogressista, accompagnata alla denuncia della sua inconsistenza ideologica, basta ricordare qui Norberto Bobbio, dei suoi caratteri classisti, della sua incapacità a favorire lo sviluppo economico e sociale, della sua antimodernità, ha retto sempre meno alla prova dei fatti e si è rivelata inadeguata per rendere compiutamente ragione di un fenomeno che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale si era imposto in mezza Europa e appariva dotato di una forza propulsiva superiore non solo alla democrazia parlamentare in grave crisi,
alla fine degli anni 30, ma anche al comunismo. Nonostante l'Italia fosse stata il laboratorio del fascismo, solo con la storia d'Italia non si poteva spiegare che una parte soltanto del fenomeno, che era nella sua origine transnazionale, neanche si poteva spiegarla per intero, perché quell'esperimento politico si fosse affermato nel nostro paese. Inoltre, con le chiavi di lettura del fuoriuscitismo antifascista, dalla malattia morale della borghesia di Benedetto Croce, all'autografia della nazione di Gobetti, alla dittatura terroristica aperta agli elementi più razionari, più sciovinisti e più imperialisti del capitale finanziario, come recitavano i documenti della Terza Internazionale, dicevo, con questa griglia interpretativa restava sullo sfondo quell'intreccio di fenomeni collegati ai processi di massificazione della società, con la trasformazione del popolo ottocentesco nella folla anonima della modernità novecentesca, che in anni recenti si è rivelato un terreno criticamente fecondo per penetrare più a fondo la natura del fascismo e soprattutto le cause del suo successo. Non dobbiamo dimenticare che questo modello di spiegazione del fascismo, che è stato giustamente definito come paradigma antifascista, non solo improntò la ricerca storica nel trentennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, ma venne divulgato prima dalla scuola, poi dai mezzi di comunicazione di massa. Si trattò del fondamento non solo del lavoro storiografico di un'intera generazione di studiosi, ma anche del discorso pubblico sul fascismo. Definiva cioè contemporaneamente il perimetro euristico nel quale orientare gli studi, ma anche lo spazio di legittimità di un giudizio sul fascismo presso l'opinione pubblica. Le conseguenze di questo modello interpretativo dominante, basato sostanzialmente sulla primato della condanna etico-politica, prevaleva inevitabilmente sullo sforzo analitico storiografico. Ed è ovviamente, da questo punto di vista, le conseguenze sono state molteplici. La prima e più grave è consistita nel fatto che la storiografia antifascista non si sia cimentata in uno scavo storiografico compiuto del ventennio, capace di produrre una storia del fascismo, paragonabile per ampiezza e documentazione e per novità metodologiche a quella elaborata da De Felice e dalla sua scuola cosiddetta revisionista. Questa storiografia, quella antifascista, si è concentrata essenzialmente su due punti: sul crollo, sull'avvento del fascismo e sulla crisi dello Stato liberale da un lato, e sul crollo negli anni della Seconda Guerra Mondiale, secondo uno schema analitico che si affermò subito, già nell'immediato dopoguerra. Basta citare le lezioni a Parigi di Chabot o il volume di Salvatorelli e Mira che venne editato nei primi anni 50, se non ricordo male nel 52. La centralità delle origini aveva un'indubbia valenza politica che riguardava più la Repubblica nascente che l'oggetto storiografico specifico, nella misura in cui, indagando sul nesso continuità-rottura tra l'Italia liberale e il fascismo, si tentava di mettere in evidenza la necessità di una radicale discontinuità tra la democrazia repubblicana e il liberalismo, perché il fascismo non era stato altro che una degenerazione di quest'ultima, oppure, al contrario, sulle infinite continuità che legavano la Repubblica al fascismo. Ma questa operazione, che possiamo definire più di uso pubblico della storia, sul piano della ricerca storica comportò il paradosso di escludere dal suo campo d'indagine proprio il fascismo, cioè l'affermazione e la stabilizzazione del regime che occupa il quindicennio dal 26 al 40. Dallo sguardo storiografico sono così fuoriusciti programmaticamente il partito e la sua organizzazione di massa,
l'ideologia come strumento di mobilitazione politica, le forme di integrazione sociale, le trasformazioni istituzionali, le dinamiche del corporativismo, perché ritenuti fenomeni inessenziali alla formulazione di un giudizio storico sul fascismo, oppure, se vi comparivano, erano rubricati esclusivamente nel novero dei fallimenti del regime. Da questa scelta è derivata una seconda conseguenza: l'assenza di un'analisi dei rapporti tra il fascismo, il regime e la società italiana tra le due guerre. In questo quadro interpretativo, che era modellato sul binomio reazione-stagnazione, sull'asse fascismo-antifascismo, le trasformazioni della società italiana sfuggivano necessariamente all'osservazione scientifica, in parte perché tutta l'azione del regime era letta come una mera manifestazione di un disegno restauratore, privo di elementi di novità e chiuso in un perimetro di motivazioni e nessi causali, dominato dalla difesa degli interessi di classe, dalla retorica strumentale, dalle spinte regressive o dalla mera reiterazione di scelte già operate in precedenza. E in parte perché tutti i fenomeni sociali e politici che uscivano dalla dialettica repressione-resistenza, controllo autoritario-ribellione, entravano in un cono d'ombra che faceva loro perdere progressivamente lo statuto di oggetti storiografici. La terza conseguenza ha riguardato la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di confrontarsi con i modelli di spiegazione del fascismo elaborati fin dagli anni 30 dalle scienze sociali. Basta citare tre casi fondamentali. Karl Mannheim pubblica nel 29 Ideologia e Utopia, che è il primo tentativo di capire cosa sono le ideologie totalitarie. Basti pensare a Emil Lederer, che nel 1940 pubblica Lo Stato delle Masse, e che è stato pubblicato in Italia solo nel 2007, quindi voi capite quanta distanza, fino ad Hannah Arendt, che nel 1941 pubblicò il suo più famoso libro, cioè Le origini del totalitarismo. La chiave interpretativa che accomuna tutto questo lavoro di sociologi e di filosofi è quello di delineare una teoria generale del fascismo, intesa come categoria ermeneutica, valida per spiegare il fascismo al di là delle sue specificità nazionali, facendo leva non solo su una serie di concettualizzazioni che derivavano dal rapporto tra massa e Stato nell'epoca della società di massa, ma anche definendo in chiave scientifica la categoria del totalitarismo che gli stessi regimi fascisti avevano utilizzato per definire se stessi, ma che gli storici italiani avevano invece completamente lasciato da parte. In realtà questi sociologi intendevano rispondere alla stessa domanda su cui riflettevano gli storici italiani, cioè che cosa sia stato, che cos'era il fascismo. Per rispondere, però, nonostante l'indubbio profilo ideale antifascista che li accomunava nelle loro tragiche biografie, scelsero un percorso critico del tutto diverso da quello seguito dalla storiografia militante, volto a cogliere le novità espresse da questo nuovo soggetto politico emerso nell'Europa del primo dopoguerra. In questo contesto furono proprio il concetto di reazione e la convinzione che il fascismo non appartenesse al novero delle grandi correnti del pensiero politico novecentesco ad essere sottoposte a una serrata critica. Infatti le indagini convergevano a evidenziare come nell'Europa dopo la Grande Guerra avessero una forza prorompente nello spazio politico nuove dottrine radicali caratterizzate dal rifiuto dello Stato di diritto e del parlamentarismo in nome di una tavola nuova di valori ideali e politici che ruotava intorno al collettivismo, all'autoritarismo dirigista, al primato dello Stato come interprete fondatore di una comunità organica, cioè di una comunità di destino, all'attivismo e al nazionalismo da cui sarebbero generati nel crogiuolo della guerra mondiale la soluzione bolscevica
e quella fascista. L'intreccio casuale, causale, che aveva generato questo nuovo profilo ideologico del Novecento, tanto diverso da quello del secolo precedente, doveva essere ricercato nelle interconnessioni tra guerra totale di massa e crisi della democrazia. Qui stava la genesi delle forze rivoluzionarie che si incaricarono del compito di dissolvere la vecchia Europa liberale e di ricostruire ordini nuovi, fondati sul controllo totalitario della società da parte di élite politiche radicali e fortemente politicizzate. Il fascismo si collocava dunque nell'ambito di un processo di radicalizzazione politica generata da quell'apprendistato alla politica di massa, per usare una famosissima definizione di Furet, per milioni e milioni di giovani, che si realizzò nelle trincee disseminate in tutto il continente tra il 14 e il 18. È la guerra, dunque, l'evento originario di un'era rivoluzionaria. In essa non solo si vennero delineando soluzioni diverse e contrastanti alla crisi dello Stato liberale e dei suoi strumenti di integrazione sociale, imperniate sulla contrapposizione delle due idee guida di classe e nazione, la prima del comunismo, la seconda del fascismo, che furono in grado di incanalare in un nuovo quadro ideologico e istituzionale la democratizzazione della società indotta dalla guerra e la mobilitazione sociale messa in moto appunto dal conflitto mondiale. In questo quadro la coppia di opposti, reazione e progresso, non era in grado di cogliere la complessità delle questioni in gioco, perché essa apparteneva a quella civiltà ottocentesca dal cui tramonto erano emerse quelle forze rivoluzionarie, le cui ideologie, pur differenziate, erano accomunate da una critica radicale alla democrazia e ai fondamenti dello Stato rappresentativo. Era infatti emersa tra gli esiti sconvolgenti della Grande Guerra un imprevisto, un'idea di rivoluzione di tipo nuovo che si collocava fuori dal perimetro ideale definito dall'ideologia del progresso e di emancipazione e che aveva trovato il suo modello di riferimento nella rivoluzione dell'89, ma che non poteva essere sbrigativamente liquidata come una semplice controrivoluzione. Rispetto a questo quadro di problemi, lo storicismo antifascista ha continuato a intrecciare un rifiuto pregiudiziale e una difficoltà oggettiva a confrontarsi criticamente con le categorie elaborate nell'ambito delle scienze sociali di cui ho fatto riferimento, ma ovviamente nel frattempo altri studiosi avevano approfondito questo quadro. Le difficoltà nascevano anche dal fatto che il paradigma antifascista era diventato una componente essenziale della cultura politica dei partiti su cui si reggeva la Repubblica Democratica, e gli storici antifascisti avevano avuto un ruolo essenziale nella sua costruzione. Inoltre non bisogna dimenticare che fino agli anni 60, intorno al regime e alla resistenza, c'era stato uno spesso velo d'oblio delle classi dirigenti moderate strette intorno alla Democrazia Cristiana, e che le battaglie civili degli storici avevano contribuito a infrangere definitivamente solo alla vigilia, agli inizi degli anni 60 e negli anni soprattutto turbolenti del 68. Inoltre, a rafforzare la scelta di non mettere in discussione quel paradigma che con tanta fatica si era consolidato nell'opinione pubblica, contribuì anche in Italia la presenza di una radicata, seppur minoritaria, costellazione di forze neofasciste arroccate in una pregiudiziale delegittimazione della Repubblica antifascista. Ma ridurre il peso dei condizionamenti, degli usi pubblici della storia sull'inevitabile innovazione storiografica significava ridimensionare l'approccio esclusivamente etico-politico, come ho detto prima, allo studio del fascismo. Ma questo ridimensionamento comportava alcune inevitabili rinunce. La prima consisteva nel rinunciare al presupposto che lo spazio politico tra le due guerre fosse diviso
tra due estremi, destra e sinistra, radicalmente eterogenei tra di loro. La seconda comportava abbandonare la convinzione che il fascismo non rappresentasse uno dei fenomeni attraverso i quali declinare la modernità novecentesca. La sola ammissione era ritenuta una spia di una rivalutazione storica del regime e preludeva un oggettivo fiancheggiamento di quelle forze presenti nel mondo culturale e nella società civile che tentavano di mettere in discussione il fondamento della democrazia italiana, il fondamento, scusate, antifascista. In questo contesto la revisione storiografica proposta da Renzo De Felice, frutto soprattutto di un'indagine condotta per la prima volta su una massa di fonti a disposizione finalmente degli storici, irruppe con una radicalità che dipendeva non solo dalle novità interpretative che emergevano dalla monumentale biografia di Mussolini, che poi vedremo in sintesi alla fine non furono poi così sconvolgenti, ma soprattutto dall'impatto che essa ebbe sull'uso pubblico del passato, in un momento nel quale sicuramente il progetto politico stretto intorno al Partito Socialista e a Bettino Craxi implicava una delegittimazione del paradigma antifascista. Ma il revisionismo storiografico di De Felice non poteva essere chiuso dentro i suoi usi pubblici, che pure sì furono pesanti e contraddittori, né tantomeno considerato un fenomeno solo italiano. Si inseriva infatti in una nuova stagione di studi sul fascismo e il totalitarismo su scala internazionale, i cui punti di forza furono, ne cito soltanto tre, gli studi sul nazismo di Mosse, sulla nazionalizzazione delle masse, quelli della destra, sulla destra rivoluzionaria francese di Sternel e Michel Vinocq, e le ricerche del sociologo Gino Germani sui rapporti tra autoritarismo e modernizzazione su scala internazionale. Il merito principale di De Felice fu quello di aver legittimato lo studio del fascismo come campo di ricerche aperte, da cui sono emerse alcune questioni fondamentali su cui si è soffermata la storiografia degli ultimi tre decenni. Innanzitutto, li riprendo in sintesi, il rapporto tra il regime e la società italiana, che è questione cruciale, perché si apre non solo allo studio del fascismo, ma allo studio finalmente della società italiana fra le due guerre, il consenso di massa alla dittatura, soprattutto delle classi medie, l'ideologia e la natura e le funzioni del partito unico, il ruolo della leadership carismatica di Mussolini e soprattutto i caratteri della modernizzazione generata dalle politiche totalitarie, dirigiste e corporative. Si leggevano dietro quest'ultimo aspetto le ricerche soprattutto di Barrington Moore, confluite nel 66 nel libro Le origini sociali della democrazia, nel quale compara le diverse vie alla modernizzazione industrialista, una delle quali è quella fascista, i cui caratteri distintivi dipesero dalla debolezza delle elite economiche, dal ruolo giocato dallo Stato nel promuovere il decollo industriale, dal peso della rendita negli equilibri sociali e dalla soglia raggiunta dai processi di democratizzazione della società. Sull'ideologia del fascismo si è soffermata forse il più autorevole, ecco, degli allievi di De Felice, cioè Emilio Gentile, con i suoi studi sulle connessioni tra il fascismo e la cultura nazionalista, ma anche sulla coniugazione di quel bagaglio di idee e valori del nazionalismo con le ideologie della modernità presenti nella cultura italiana di primo Novecento. La conquista della modernità, i miti industrialisti, l'esaltazione della velocità, la fiducia nella tecnica, la passione per il nuovo si trasferirono integralmente nell'ideologia fascista. Ovviamente insieme a questo compaiono altre questioni, una fondamentale, la definizione di italiano nuovo, che costituisce uno degli elementi salienti dell'ideologia del fascismo, e tra l'altro il tema che troveremo poi, diciamo, nelle analisi di altri sistemi totalitari, cioè la sacralizzazione della politica con l'integrazione delle masse nella nazione attraverso la fede, i riti, i simboli della religione fascista.
È dunque l'ideologia propagandata dal partito, il grande pedagogo collettivo, il perno e lo strumento di quel consenso al regime che costituì l'innovazione ermeneutica più rilevante e nota del progetto scientifico De Feliciano e l'oggetto che scatenò per un decennio una durissima polemica storiografica con gli storici antifascisti, i quali non solo misero in dubbio che la mobilitazione coatta della popolazione a sostegno del regime potesse essere confusa con un'adesione effettiva alla sua religione politica, ma lessero quella nuova interpretazione del rapporto tra le masse e il fascismo come il tentativo di rivalutare la dittatura e di legittimarne uno dei punti di forza. In realtà, la tesi di De Felice affondava le sue radici in quel nesso tra totalitarismo e democratizzazione delle società industriali, che era stato portato alla luce dagli studi sociologici di cui ho fatto prima riferimento, cioè l'idea che il fascismo non potesse, come tutti i totalitarismi, emergere in società non compiutamente democratizzate, ancorché contraddittoriamente, confusamente, debolmente, tumultuosamente, ma pienamente democratizzate. E che in questo quadro metodologico del tutto differente confermava le intuizioni che dal carcere fascista aveva avuto Antonio Gramsci, poi raccolte nel quaderno su americanismo e fordismo. De Felice confermava dunque che la tesi cara alla storiografia antifascista, secondo la quale il fascismo sarebbe stato una chiesa senza fedeli, era purtroppo infondata, perché il totalitarismo era un fenomeno politico del tutto nuovo rispetto ai regimi autoritari del passato, proprio perché si fondava sulla mobilitazione politica di numerose fasce sociali. In questo quadro il fascismo poteva essere letto come movimento politico e poi sistema politico delle classi medie che la prima guerra mondiale per la prima volta aveva messo prepotentemente sulla scena politica e portatrici di un profilo autonomo d'azione politica nello spazio pubblico. A differenza della borghesia e del proletariato, le classi medie stavano progressivamente smarrendo le già scarse connotazioni di classe ereditate dall'Ottocento ed erano sospinte dai processi strutturali verso una collocazione sociale ambigua nelle quali a talune possibilità individuali di miglioramento di status si contrapponeva un processo di generale atomizzazione sociale. Il fascismo esprimeva sul piano ideologico questo complesso mutamento sociale nel quale le classi avevano lasciato il posto alle folle anonime, un aggregato sociale di proporzioni crescenti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, nel quale avevano progressivamente perduto di significato il valore della persona e le appartenenze di gruppo, e che trovava la sua caratterizzazione di fondo nella fusione emotiva degli individui in un insieme di credenze e di sentimenti collettivi, al di là delle differenze di classe e di Stato. Ma le ricerche che su questo nuovo tronco interpretativo si sono mosse dagli anni 90 fino ad oggi hanno messo in evidenza alcune aporie che minavano la forza interpretativa del revisionismo De Feliciano. La prima riguardava il rifiuto, sulla scorta dell'analisi della Arendt, di integrare, di analizzare il fascismo all'interno della categoria del totalitarismo, che restava il modello di spiegazione applicabile solo al nazismo e allo stalinismo. In questo confidan condividendo il punto di vista dei suoi antagonisti, che era la stessa idea che avevano gli storici antifascisti, cioè che il fascismo italiano fosse un unico, incomparabile con qualunque altro modello di stato autoritario o totalitario che si era sviluppato tra le due guerre. A ben guardare, come ha messo in luce Gentile, da questa scelta che affondava le sue radici, come ho detto prima, nel rifiuto di considerare il fascismo
in un'ottica comparata, vale a dire che il fascismo italiano si spiega solo se lo si mette dentro i fascismi, dentro quella categoria di fascismo generale di cui avevo parlato prima, prendeva le mosse in sostanza una complessa operazione, scusate il gioco di parole, per defascistizzare il fascismo. Infatti, liberato da un lato dalla sua natura totalitaria e dall'altro ridotto a un unicum, il fascismo restava quasi una sorta di regime reazionario all'italiana, che aveva perduto tutta quella forza innovativa che De Felice stesso gli aveva attribuito nei suoi studi. In quest'ottica il consenso perdeva il suo significato di esito della mobilitazione totalitaria, ma si riduceva alla semplice adesione della popolazione al suo aspetto esteriore di dittatura bonaria, priva di quelle valenze terroristiche e violente che contraddistinguevano nazismo e fascismo e che avevano caratterizzato lo stesso avvento del fascismo al potere, che era riassunta sostanzialmente nel mito di Mussolini, capo egocentrico, megalomane, spietato nel tenere sotto controllo la classe dirigente fascista, ma generoso con gli italiani, amato più che temuto, se non da sparute minoranze ininfluenti. Ma con la ricollocazione del fascismo al di fuori del totalitarismo, si negava la possibilità, e quindi l'utilità euristica, di poterlo paragonare col regime nazista, che, apparendo invece al campo dei totalitarismi riusciti, poteva essere comparato solo con il bolscevismo, rapidamente assurto a effettivo modello dello Stato totalitario. In questa ansia di liberare il fascismo da ogni paragone col nazismo, fino a svalorizzare il peso delle leggi razziali nel profilo ideologico dell'ultimo fascismo tracciato da De Felice, lo storico reatino compiva un ulteriore distacco dalle premesse metodologiche originarie del suo progetto analitico interpretativo. Il fascismo veniva così ridotto a mussolinismo, cioè al potere dispotico di un capo ambizioso, progressivamente travolto dalle sue utopie e dalle sue debolezze, e nello stesso tempo a una sorta di rivoluzione fallita, da cui era sorto un regime autoritario che si collocava in un'ambigua continuità con il passato prebellico, vale a dire una sorta di Italia liberale in camicia nera. Alla fine del suo itinerario, De Felice si era trovato su molti punti di vista meno lontano dai suoi critici di quanto non era apparso durante la polemica sul revisionismo. Ma la strada aperta dai suoi studi aveva ormai mosso una nuova generazione di studi, consapevole che questa deriva non doveva essere assolutamente percorsa, e che invece rimese al centro, continuò a mettere al centro dei suoi studi la centralità del fascismo nel secolo breve, nella misura in cui al suo interno erano transitate tutte le questioni cruciali con cui leggere, interpretare e studiare il XX secolo: modernità, mobilitazione delle masse, violenza politica, rapporti tra Stato e mercato, ideologie di massa, partiti, in una chiave assolutamente transnazionale. Ed è questo il fenomeno che noi dobbiamo cercare di restituire ai visitatori del nostro futuro museo, o come decideremo di chiamarlo. Ecco, ma questo è ciò che noi dobbiamo restituire, questa esperienza storica aperta, complessa, non un'eccezione ma permanentemente, fortemente inserita nelle dinamiche del XX secolo, e che si può in qualche modo analizzare se noi, come dire, utilizziamo una strumentazione interpretativa che collochi anche il lavoro storiografico dentro il campo vasto e per molti aspetti contraddittorio delle scienze sociali.